Nome: Paolo. Riccardo. Cognome: Branca. Bonacina. Età: 57. 58. Studi: Università. In lingue orientali. Laureato in lettere moderne con tesi sulla letteratura francese. Altre esperienze formative? Viaggi, soggiorni sul Medio Oriente, corsi vari. Esperienze formative, diciamo, ho fatto molto teatro in una mia prima vita, quindi ho fatto regista teatrale, consigli di amministrazione di teatri, tra cui Piccolo Teatro. Poi ho cominciato a scrivere di teatro e poi ho fatto il giornalista. Esperienze all'estero, lavorative e studi? Beh, appunto, la mia tesi l'ho preparata in Egitto e poi sono stato parecchio nei paesi del Medio Oriente, in vari paesi, per convegni, seminari, ricerche, e ho girato anche un po' l'Europa e l'America, sempre in forza di questi studi orientali. Se l'ho fatta più nella mia precedente vita teatrale. In particolare ho fatto un anno a Varsavia con una compagnia di teatro. Ultimo libro letto? Ho riletto Le memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar. Senza partito di Simone Weil. Ultimo film visto? Film di Woody Allen, anche quello rivisto, Amore e guerra. Vivere positivo, che è anche un bello slogan. Ultimo ristorante etnico in cui è stato? Libanese. Allora, l'ultimo in cui sono stato la settimana scorsa in Brasile a San Paolo, sono andato a mangiare sushi. Ius soli o ius sanguinis? Ius soli temperato. Ius soli. Intercultura. Cosa assolutamente normale, tutte le culture sono intrecciate le une con le altre. Intercultura vuol dire costruire ponti fra persone, tra culture, tra provenienze, e quindi vuol dire passare più volte al giorno da una parte all'altra per arricchire se stessi. Multicultura? Fa parte di alcuni fortunati che nel corso della loro vita ne hanno potute conoscere più di una. Multicultura è lo spazio da lasciare a tutte le culture. Immigrato? Persona che generalmente ha dovuto cambiare aria per motivi non dipendenti sempre dalla sua volontà. Immigrato è l'opportunità di incontro con qualcuno che viene da lontano probabilmente o da poco lontano. Cittadino. È persona che dovrebbe partecipare alla vita collettiva ma non sempre lo fa. Cittadino dovremmo essere tutti coloro che abitano in questo paese, in questa città, e che devono avere dei diritti esigibili di fronte alle istituzioni. Integrazione. Non mi piace molto, integrazione sembra una cosa che ne mangia un'altra o la succhia, meglio interazione senza la G. Integrazione vuol dire non avere paura della diversità, ma anzi cercarla. L'intercultura esiste davvero? L'intercultura è la condizione normale che noi viviamo, anche se non nessuno ce lo racconta, nel senso che tutte le nostre culture dipendono dalle altre da secoli, da millenni, e mentre ci viene insegnato che sono chiuse, sono autoreferenziali, non hanno collegamenti. Posso fare un esempio: Gesù era un ebreo medio orientale, il cristianesimo è diventata la religione d'Europa. Gradualmente i Vangeli sono scritti in greco, la città più importante è diventata Roma, ma prima erano Gerusalemme, Antiochia, Alessandria, quindi tutte città del Medio Oriente, ed è diventata la religione e la civiltà dei popoli anche pagani, germanici, barbarici, che hanno invaso e distrutto l'impero romano. Quindi non vedo niente di puro e di incontaminato tra queste varie realtà che alla fine sono confluite in qualcosa di nuovo. Ma io credo che nella realtà dei fatti esista, diciamo, siamo un paese tendenzialmente, diciamo, la cui identità, l'Italia è un paese la cui identità è fatta dall'apporto di tante culture diverse, quindi credo che nella pancia migliore di questo paese esista, poi diciamo a livello istituzionale meno.
L'immigrato esiste? Oh, certo che esiste. Il guaio è che esiste male, nel senso che lui stesso o gli altri lo guardano sempre e solo come immigrato, cioè gli mettono un'etichetta e tutta la varietà e tutte le potenzialità che dietro a questa etichetta ci sono, a volte sono nascoste o soffocate dal pregiudizio e addirittura dall'autocommiserazione. Ma diciamo anche qui bisogna stare attenti al politicamente corretto. Io credo che esista, che chi viene da lontano, viene in questo paese, è immigrato, così come mia figlia che è in Brasile a studiare, vive un momento di immigrazione, però diciamo è il momento di passaggio l'immigrazione. Come possiamo aiutare uno straniero a sentirsi cittadino? Come dovremmo fare con un cittadino autoctono, cioè farlo partecipare, ascoltarlo, dargli la possibilità di dare il suo contributo. Non vedo grandi differenze, naturalmente, con un bilanciamento tra diritti e doveri, come vale per tutti. Intanto dandogli dei diritti di cittadinanza, cosa che in questo paese è ancora impossibile. Ricordo nel 2005 un appello ultimativo di Napolitano, il capo dello Stato, sul diritto di cittadinanza. Sono passati 8 anni, è finito il settennato di Napolitano e siamo al punto di partenza. Cosa può fare o non fare un cittadino per non essere considerato straniero? E questo è molto difficile, perché anche nelle piccole realtà noi sappiamo che gli esseri umani sono carichi di sospetti per chi è appena un po' diverso. Basta pensare alle parole forestiero, quello che viene dalla foresta, quindi non esattamente da un luogo lontanissimo, ma magari da un luogo un po' diverso geograficamente, il rivale, quello che sta dall'altra parte del fiume, sull'altra riva. Molto spesso noi pensiamo che quando non conosciamo o non sappiamo, sappiamo che non, cioè svalutiamo chi non è identico a noi. Superare questi meccanismi comprensibili ma limitati è il primo passo per andare verso una interazione, come dicevamo prima, fatta di buon senso e di finalizzata al bene comune. Beh, intanto essere disponibile lui stesso alla diversità come ricchezza, perché sennò diciamo è solo l'altro lato della medaglia di una paura che accomuna i due interlocutori, e dall'altra ricercarla per arricchirsi. Poter vivere tutti in un clima interculturale è possibile o è soltanto un'utopia? È possibile, però ci vuole un'educazione. Come dicevo prima, noi un po' per motivi psicologici e un po' per motivi di ignoranza non siamo abituati a guardare alla cultura e alle culture come a qualche cosa di intrecciato. Quindi c'è veramente un grandissimo lavoro da fare in famiglia, nella scuola, nella società, perché questo fatto diventi normale, cioè il fatto di non essere identici, ma di avere comunque parecchie cose in comune che si possono condividere, possibilmente mettendo a frutto il meglio che ciascuno può mettere a disposizione. No, deve essere possibile, esperienze ce ne sono. Noi che ci stiamo parlando in questo momento lo dimostra. L'intercultura può ledere le tradizioni e la cultura del paese ospitante o del paese migrante? Se è vissuta in modo stupido, sì, certamente. Cioè, io lasciare spazio a un altro non vuol dire toglierlo a me. Né chiedere all'altro di integrarsi deve significare che lui debba rinunciare a essere se stesso. Bisogna trovare il punto di equilibrio in modo, come dicevo prima, che ci si renda conto che siamo tutti diversi, ma siamo anche tutti uguali nel senso della nostra dignità, della parità dei diritti e delle possibilità che abbiamo di collaborare. Ma io penso che le tradizioni sono fatte per essere rilanciate nella contemporaneità, quindi diciamo non è che c'è una tradizione immutabile, ma è un portato che tu devi rigiocare nel momento in cui vivi e là dove vivi. Perché è così importante identificarsi con le tradizioni?
Beh, perché se non avessimo un passato non sapremmo chi siamo. Le tradizioni vogliono, sono soltanto le cose grosse, ma anche le abitudini, le esperienze della famiglia, le relazioni con gli amici, tutto ciò che ci ha costituito. Io non sarei Paolo Branca se non fossi nato in un certo anno, in un certo luogo, non avessi incontrato determinate persone, non avessi vissuto in certi luoghi. Sono giustamente legato e affezionato a questo mio passato, che fa che io sia quello che sono, ma se questo passato diventa una catena che mi impedisce di evolvere, di crescere, di acquisire nuove esperienze, sarebbe più che una radice, appunto, qualcosa che mi condiziona e mi limita. Non lo so, io non ho mai avuto questo problema, nel senso che appunto la tradizione è qualcosa che tu hai nello zaino per fare il tuo viaggio. Non è una campana di vetro sotto cui ti rifugi. Perché l'ibridazione culturale fa così paura? Fa così paura perché viviamo in un periodo di disorientamento, che è il periodo della globalizzazione, dove le identità, invece che diluirsi come si pensava, si stanno rafforzando in chiave difensiva. Io non so più chi sono, sono confuso, e allora nella società liquida, come è stata definita da Bauman, cerco qualcosa a cui aggrapparmi, e naturalmente i simboli, soprattutto quelli religiosi, ma non solo, mi fanno un po' da ciambella con cui ho zattera di salvataggio, con cui mi rassicuro dalle onde. Bisogna capire questa dinamica, perché certamente i cambiamenti sono talmente rapidi e ingenti che noi non riusciamo ad adattarci, che già ne subentra un altro, lo vediamo nella tecnologia. Però bisogna anche stare attenti a non cadere in questa paura, perché sulla paura non si costruisce nulla. Ma io penso che questo sia anche dato dal fatto che non esiste la cittadinanza, diciamo lo ius soli, per ritornare all'inizio, per cui se uno straniero viene qui, decide di vivere qui, sa quali sono le regole del paese in cui sta vivendo, in cui probabilmente vivrà la sua vita, e a quelle si attiene. Ma non è tanto un problema di tradizioni, perché poi le regole cambiano, spesso si producono a proprio beneficio. Quindi ci sono delle regole là dove vai, che sia un ufficio, che sia una città, che sia una nazione, e le rispetti, e nel caso fai una battaglia per cambiarle. Ci sono speranze per il futuro? Ci sono sempre speranze per il futuro, e guai se non fosse così. Sì, ci mancherebbe, se no.